Sempre nei secoli dei secoli. Amin. Re celeste, consolatore, spirito di verità, che sei presente in ogni luogo e tutto riempi, tesoro di beni e datore di vita, vieni ed abita in noi e purificaci da ogni macchia e salva o buono le anime nostre. Assieme. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. Santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amin. Santissima Trinità, abbi pietà di noi. O Signore, perdona i nostri peccati. O Sovrano, rimetti le nostre colpe. O Santo, visita e sana le nostre infermità, per la gloria del Tuo nome. Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amin. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, poiché tu hai il regno, la potenza, la gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, o Signore, abbi pietà di noi. Privi di ogni giustificazione, noi peccatori ti rivolgiamo, nostro Sovrano, questa supplica: abbi pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, tutti assieme. Signore, assieme. Abbi pietà di noi. In te, infatti, abbiamo riposto la nostra fiducia. Non ti adirare oltremodo con noi, né ricordare le nostre colpe, ma riguardaci anche ora, misericordioso qual sei, e liberaci dai nostri nemici. Tu sei, infatti, il nostro Dio e noi il tuo popolo. Tutti siamo opera delle tue mani e abbiamo invocato il tuo nome. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amin. Schiudi a noi la porta della misericordia, o benedetta Madre di Dio. Fa che, sperando in te, non veniamo delusi, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle avversità. Tu, infatti, sei la salvezza del popolo cristiano. Benediamo la tua purissima icona o buona, chiedendo perdono delle nostre colpe, o Cristo Dio. Ti sei benignato, infatti, di salire volontariamente col tuo corpo sulla croce, per liberare noi dalla servitù del nemico, coloro che hai plasmato. Pertanto, con conoscenza a te crediamo, hai riempito di gaudio l'universo, o nostro Salvatore, venuto a salvare il mondo.
Volgi il tuo sguardo sul popolo che ha peccato, mostra come sempre la tua potenza, sperando in te ti gridiamo, salve, come già Gabriele, il principe delle stiere in corpore. O Signore, stendi la tua mano dall'alto della tua dimora e confortami nel presente ministero, affinché stando senza colpa davanti al tremendo tuo altare, io celebri l'incruento sacrificio, poiché tu è la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Illum seikunau il udisa di mintom imdorin tehtu sen fia liturgia lialistes eucharistia aldikli ancom culium o hafna drabi culium emma il preghiera eucharistica ia composta min San Juan Crisostomo, licin patriarca da Constantinopoli. Din liturgia eucaristica ia dic liturgi celebrata filcneies ortodossi u filcneies cattolici tarit bizantin fitinia colla u illum anna manna il lis of Ercole Lupinacci liua Lis of tal diocesi greco-cattolica Filcalabria, diocesi ta lungro Filcalabria. Il udisa ia listes, imma il forma tit biddel. Allora scicelutein uma necessari bicintcom cunutistau issegu ahiar. Liturgia se tigi celebrata bil Greek u shahaja ukol bil Malti o forsi shahaja ukol bil Italian dina ragioni il Greek ma tifmush allora nusau da sei il Italian u il Malti flistesin differenzi bene il udisa bizantina, tarit bizantin, ulknisia udisa tarit ruman, mumisch gbar, però in certi elementi li distingu haja liturgia minohra. Em il fat, per esempio, il liturgia bizantina anda cerimonial iktar elaborat, iktar gesti u processioni simbolici. U liturgia eucaristica fil Chnisia bizantina deiem i haja solenni mems udisa limatigis cantata bisnai aunec nadata ruhna a circostanzi ma il udisa iadem solenni deiem cantata deiem em participazioni gibira tal poplu ucol. Asce liturgia issir bil lingua tal post.
fille diocesi dal talis of li se i presiedi di l'Eucaristia e l'Odessa TG celebrata bil greek e ma ucol bitalian ucol bil lingua albanisa ashil fidili tiau uma ta origini mill'Albania itke oadom itke il musallum blalbanis fi diocesi tiai il Galilea fi Israel e mek liturgia issir blarbi minz min adim u abel masar kienet issir blarbi kien issir blaramaik li huwa il-lingwa tal post u f'postijiet oħra li l-Amerika issir bl-Ingliż, Franza bil-Franċiż ukoll. Jiġifieri il-lingwa mhix ħaġa hija ħaġa sekondarja għal dan ir-rit. Il-liturgija Bizantina i format ruħa kif inhi llum, il-forma li għandha llum, i format ruħa fil-belt ta' Konstantinopoli, li huwa ċentru ta' patriarkat l-ewwel mill-patriarkati ortodossi. Din liturgija tiġbor fija nfisha tradizzjonijiet li jiġu mhux biss minn Konstantinopoli imma minn Ġerusalem, minn Antiochia, mill-Kappadoċja ukoll. Hija liturgija sabiħa ħafna. Il-pregjiri huma komposti minn qaddisin kbar, dotturi tal-Knisja u il-partiċipazzjoni tal-fidili hija kontinwa u sħiħa. Il-Qudiesa hija maqsuma għandha tiżviluppa ruħha f'ċerti fażi u l-ewwel fażi hija fażi li hija biex ngħid hekk kważi privata. Hija huwa r-rit tal-preparazzjoni tal-ħobs u l-imbit li servi għall-Qudies minn Assis li jsir fuq altar laterali u l-elementi preparati mbagħad jiġu trasportati solennement fl-offertorju mill-altar laterali fuq l-altar maġġur fej jsir il-konsakrazzjoni u dak li huwa qed jagħmel il-Assis issa. Meta waqt il-preparazzjoni, billi dik il-preparazzjoni issir b'mod silenzjuż, hemm il-kor li kanta l-uffiċju divin, ġifieri hemm il-kant tal-matutin u tas-sijat, liturgija tas-sijat. Ġifieri m'hemmx vojt imma il-poplu qed jiċċelebra il-tifjir tal-mulej. Meta jispiċċa il-preparazzjoni, mbagħad il-kleru li għandu jiċċelebra jmur fil-altar prinċipali u il-ċelebrant prinċipali, il-lum, l-isqof, l-umana, jipproklama il-preżenza tal-saltna, tal-missiru tal-iben u tal-Ispirtu Santu mana. In proclamazioni solenni in birka saltna tal missiru u tal Spiritu Santo jissawdejjem u dina u assinjal li bdiet liturgia eucaristica din proclamazioni seguita min preghiera forma ta litania b'intenzjoni diversi li dina snajdua illum bil-malti u intom ti rispondu Kyrie eleison, għax il-Kyrie eleison kulħadd jafu, Kyrie eleison huma kliem Griegi, però jintużaw fir-rit Ruman ukoll. Mbagħad hemm il-kant ta' salmi li huma maqsumin f'tliet antifoni, għax il-liturġija antika kienet tibda dejjem b'uffiċċju ta' kant, ta' salmi. Wara il-kant dawn il-litaniji u l-kant tas-salmi issir proċessjoni bil-ktieb tal-Vanġelu. Dana għandu sens kbir ħafna għax jintroduċi il-qari tal-kotba imqazza u jissimboliġġa huwa simbolu wkoll tal-Kristu li f'nofs il-poplu magħżul ippritka u annunzja il-miġja tas-satna tiegħu. Mbagħad hemm
San pagina 7, un ebreo di liturgia. L'epistola un Vangelo, un bat, l'offerta di Schelmet, un bat e si riposizioni dall'offertorio, nell'altar laterale all'altar maggiore. Infatti si il tal piehor, un bat il datliu a fil rit romani vi sema il prefazio introduci il preghiera eucaristica propria il liturgia tal consacrazioni i segui tal piehor fein i semmo l'intenzione il bisognit colla tal knisia universali un bat il recita tal missirna li introduci il rit tal comunioni il hops linusau al udisa per il bizantin mish l'ostia lia blachmira imma hops comuni bilchmira ifiri dan li lesta ul comunioni issir bil hops consacrat u l'imbit flistessin un batisir in ringraziamento. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τιλ φάτσιν η τόλπουλ ηλμουλέη, Κύριε λέησον, al paci licea milloli o a salvazioni tal erbichtana ni tolbul il mulei ieleiso al paci fiddinia colla al cita al cnesim azzata alla o aladata culhat ni tolbul il mulei ieleiso Dine darem atza o al dauclit lufiabil fidi ul ima ul bisatalla nit olbul il mulei. Chieso. Almi iumis oftana cola, almi ium ornit al assisin, adiat fe Christu al cleru collu o al poplu nit olbul il mulei. Autorità di Gvernauna u Harsuna ni tolbul il mulei. Ieleiso. Al din il belt, al cul belt u rahal, u al fidili colla li aishu fiom, ni tolbul il mulei. Ieleiso. Al ben al talaria, all'abbondanza tal frotta l'art, o al sminit daiba ni tolbul il mulei. Ireleiso. Al dau che li viaggiau fu il bar, fu l'artu flairu, al morda, all'imnictin, al hapsin, o a salvazioni tachom, ni tolbul il mulei. Chilsa minculem rabbia ti grifu bson ni tolbul il mulei. Ireleiso. Aenna salvana, henna lina, u harisna o alla, bil grazia tiec. Ireleiso. Fil watl niftakru, fil vis addisa, blateba im birka fukulchlia, Gloriosa sitna o malla, udeiem Vergini Maria, flimkin maladis in colla, nofrul innam fusna, ulil shulshin, ul haiat anacolla, lil Christu alla. Oti prepisi pasa doxa timice prosinisis, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν, τη ξημολογήσε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε.
τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί της τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σον το κράτος Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμη σε η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος εβασίλεψεν επρέπειρε της ατό Κύριος δύναμη και περιεσός αυτό. Πες τον Αγίον Σου, σώσον ημάς, Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωτήσε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατήσας ίσον της Αγίας Τριάδος συντοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετο. Συ Κύριε, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμ το Κυρίο, αλλαλάσσον το Θεό το σωτήρι μου. Σώσον ημάς, Ιερού, ο Yeah.
προστίνησομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ως τον εχμαλώτον ελευθερωθείς και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωτήρε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ενή και αήγες τους αιώνας των αιώνων ή. Προτασία την κλησία του ανατατε σύνδε, με σύντια προς τον ποιητή να μετάθετε. Η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμώντων σε. Κύριε δεηθώμε. Κύριε λέησον ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, Oh.
Epistola. Għal-ħabtata dak iż-żmien, is-Sultan Erodi mettidu fuq xi ħut mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu u Ġwanni u qatalu rasu. Mbagħad meta ra li dan oġob lill-lud, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestah u tefgħu il-ħabs, bagħat erba' gruppi ta' erba' soldati kull wieħed biex joqogħdu għas-sa tiegħu bil-ħsieb li wara lejt Eres u dim il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lill-Alla għalih bil-ħerqa. Vangelu scont San Juan. Alil mulei, danu li iet nik mandacum, li tobul il shulshin, jekid dinia tobotcom kunu afu, li lili baditni abel mabadet lilcom, kiku intom contut ad dinia, id dinia kinet hopcom, palma hop dag li utaha. Istabilli min tomsta dinja, asien hristkom mit dinja, id dinja tobotkom. Ftakru fil-kelma li ettilkom, il-addej muwix akbar min sidu, jekk perseguitaw lili, għati perseguitaw lilkom ukoll, jekk ħarsu l-kelma tiegħi, għati ħarsu takom ukoll. Imma dan kollu għad jamlulkom mimħabba fismi, għaxuma ma jafux lil-dak li batni. Kiku ma ġejċ u ma kellimtomx, ma kienx ikollhom ħtija.
emissa mandum scusa tad nubum. Min iobot lili, iobot ucol lil missiri, cicum amilc udimum lopri lehat atma amel, macinci collum ptia. Ista issa rau baineum, ubau iobodu, sou lili, usou lil missiri. Immadan giara, bisiseh ilma, liem filligi tachom, fu shein baduni. Meta igi id difensur, liseni batilcom minant il missir, li spirtu tal verità, li geim il missir, uva ished alia, uintom ucol tishdu, ascintom contumiai samil bidu. Daun il hweiec et tomilcom bismatit visclus, icet sucom il barra mis sinagogi, musbis imatas alissia, meta minio tolcom jahseb licun iet jati ima lilalla. Doxa si mi è gradito rivolgere un deferente e fraterno saluto a eccellentissimo pastore di questa chiesa locale, Monsignor Nicola Gaucchi, che ringrazio per l'accoglienza riservatavi. Un pensiero di saluto a Monsignor Giuseppe Farrugia, arciprete di questa basilica di San Giorgio, che mi ha invitato, e un saluto caro a tutti voi, augurando a voi e alle vostre famiglie ogni bene. Questa commemorazione in onore di San Giorgio ci porta a mettere in evidenza come al centro di ogni festività c'è sempre il Signore Gesù, morto e risorto, che però ha comunicato la sua santità anche a tanti santi, cominciando dagli apostoli, profeti e poi i vari ordini di santi che noi conosciamo. Oggi facciamo riferimento a uno dei più grandi santi della Chiesa, dei martiri, San Giorgio il grande martire, portatore di trofeo, come dice appunto il titolo proprio della liturgia bizantina, Megalomartis Teofore Tropeofore Giorgie, santo martire Giorgio portatore di trofeo. E questa realtà della santità in mezzo a noi uomini e donne è appunto il risultato della opera della resurrezione del Signore, della sua incarnazione, del suo averci fatto parte tutti noi come membra del suo corpo e quindi di averci comunicato il suo spirito, cosicché dal battesimo che riceviamo dall'inizio della fede cristiana fino all'ultimo respiro della nostra vita, noi siamo santificati e facciamo parte di quel grande numero di santi e di martiri di cui parla l'Epistola agli Ebrei. E proprio facendo riferimento a questo grande numero di martiri e di santi attorno al Signore risorto, noi facciamo memoria di San Giorgio, che viene onorato, questo santo, sia in Occidente che in Oriente, da dove è nata la sua, appunto, la sua presenza in mezzo alla Chiesa e la sua risonanza nella Chiesa in tutto il mondo. Noi conosciamo allora soprattutto i dati essenziali della sua vita, che egli venne da genitori cristiani in Cappadocia e poi morì martire in Palestina, probabilmente a Lidda, sotto l'imperatore Diocleziano nell'anno 303. Ecco, noi festeggiamo appunto il 17° centenario della sua decapitazione, della sua morte. Cari fedeli,
Noi stiamo festeggiando in questi giorni proprio uno dei più grandi santi della Chiesa. Però qual è la nostra partecipazione a questi festeggiamenti? Deve essere innanzitutto una partecipazione di santificazione nostra. La Chiesa, con i suoi sacramenti, vuole che noi imitiamo il Signore Gesù, che ha lasciato l'esempio di tanti martiri e santi, per invogliarci appunto a fare anche noi lo stesso cammino. Io mi rallegro di questa grande festa a cui sto partecipando, e certamente questa grandezza esteriore della festa vuole magnificare e mettere in risalto la grandezza interiore, e lo vedo dalla partecipazione giornaliera ai santi misteri, dalle comunioni che vedo fare, da tutto questo cammino di santità che voi fate imitando il santo. Ecco, noi abbiamo alcuni punti soltanto da sottolineare per poter trovare motivo di avvicinamento sempre maggiore all'ideale di santità che il Signore vuole che noi raggiungiamo. Innanzitutto Cristo, il sole dell'Oriente, che ha fatto sorgere questo grande numero di martiri e di santi. Anche noi dobbiamo invogliarci, come faceva Sant'Agostino: se altri sono riusciti a fare questo, ad essere santi, perché non posso farlo anche io? E quindi questo nostro desiderio di imitazione del santo martire Giorgio, il quale ha testimoniato la sua fede davanti a tutti, anche spargendo il proprio sangue per amore di Cristo. A noi non viene, ci viene chiesto tutto questo, ma la testimonianza quotidiana nell'ambito della Chiesa domestica, che è la famiglia. E là, come il santo grande martire Giorgio ha avuto i primi germi della vita cristiana nella casa, nella Chiesa domestica, che è la famiglia, così anche noi abbiamo la grazia di Dio di nascere e vivere in una famiglia cristiana. Facciamo in modo che la nostra presenza nella famiglia cristiana eserciti quell'esercizio di attività cristiana che vediamo svolgersi qui nella Chiesa parrocchiale, arcipretale. C'è anche qui un parroco che fa appunto il sacerdote di questa Chiesa. Chi sono i sacerdoti della piccola Chiesa domestica? Papà e mamma. Ecco, questo sentirci artefici attraverso l'azione dello Spirito che agisce in noi, della santificazione della famiglia, è importantissimo oggi, che appunto la Chiesa vuole dei testimoni e non tanto di coloro che parlano e gridano e dicono Signore, Signore, ma di testimoni che fanno la volontà del Padre nostro che è nei cieli. E un ultimo pensiero: nostra preghiera anche in questa santa liturgia bizantina, avete notato dal libretto, da quello che capite attraverso la lingua che usiamo, è sempre un'invocazione alla Santa Madre di Dio, Maria Santissima. Ecco, Maria Santissima, la Madre di Dio, è la più grande dei santi. Accanto a lei c'è questa moltitudine di altri santi, tra cui San Giorgio. Bene, preghiamo il Signore che trovi un posticino anche per ognuno di noi, anche se non saremo famosi né come la Santa Vergine né come San Giorgio, ma è importante che noi siamo tra coloro che amano il Signore e nella propria vita lo testimoniano fino alla morte. Sia lodato Gesù Cristo. Opusimo ducrato, subandate filatomenis, in doctrine a tempo me. Το πατρίκαι το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
pagina 17. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini, nella Trinità vivificante cantiamo l'inno di saggio, deponiamo in mondana preoccupazione affinché possiamo accogliere il Re dell'Universo, scortato visibilmente dalle angeliche schiere. Alleluia, alleluia, alleluia. Christus, Ireneus, in Basilisk
sacro felvis addis ablateba in birca focul flia, gloriosa sit non mal laudeiem Vergini Maria, flimkin mal addis in colla, no frulinam fus naulisusin, ul haiat anacolla, lil Christu alla. Τον ετοιμών του μονογενού σου ιού με το ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αθώς, ο οποίος σου πνεύμα την ίν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πολύλ σουλσίν, σαμπις αλπου φέμα βάχτα, νιστ αρρου ηλφίδι τάνα, φιλμισίρ, φλιμπένου φλισπίρτου σάντου, τρινιτιά κονστουστανσιάριου ενδιβίσα. Νάτου ηλπάτσι λίλ σουλσίν. Nei du flimkien il kredu. Jina nemmen fħalawijiet il-missir li jista kollox liħala is-sema u l-art, da kollu li jider u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-missir qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul natura waħda mal-missir u bih sar kollox. Nizel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salboħ għalina, baħta taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-sarta tiegħu ma jkollix tmiem. U fil-Spirtu Santu mulej rijat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li huma qiegħed mumeġġa flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fuqhom il-profeti u fit-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda għall-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Stomen kaloxe, stomen metafogu proskomen, din agian anaforan, en irini prosperin. Μόνος Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και με τα του Πνεύματος σου ανοσχόμεν τας καρδίας ευχόμεν προς τον Κύριο ευχαριστήσομεν το Κυρίο αξιόν και δικαίων. Πάγινα 23, diciamo tutti a voce alta. E degno il giusto celebrarti, benedirti, lodarti, ringraziarti, adorarti in ogni luogo del tuo dominio, poiché tu sei il Dio infallibile, inconcepibile, invisibile, incomprensibile, sempre presente, sempre lo stesso. Tu è l'unico figlio e lo santo spirito. Tu da nulla ci hai tratti la resistenza e caduta in cielo e grazia e nulla è tralasciato di fare figli per ricondurci al cielo e a lasciare il futuro tuo regno. Per tutti i tuoi fedeli diamo grazie a te, all'ungente tuo e tuo santo spirito. Per tutti i benefici che noi fatti, che conosciamo, non conosciamo, palesi e occulti. Rendiamo grazie a vostra vita per questo sacrificio che ti sei degnato di ricevere dalle nostre mani,
sebbene ti stiamo dinanzi migliaia di arcangeli, le miriadi di angeli, di rubini e serafini, dalle sei altre e dei molti occhi, sottili e alati, i quali cantano l'inno della vittoria, esclamando e a gran voce, dicendo tutti, Santo, 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 Signore dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Noi pure, o Signore, amico degli uomini, con queste beate potenze esclamiamo e diciamo, sei santo, tutto santo, tu è il puro genito figlio, il tuo santo spirito. Sei santo, tutto santo, magnifica la gloria. Tu hai amato il mondo dal segno da dare un genito tuo figlio, affinché lui che crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Egli compiendo con la sua venuta tutta l'economia di salvezza a nostro favore, nella notte in cui veniva tradito o piuttosto consegnava se stesso per la vita del mondo, prese il pane nelle sue mani sante, innocenti e immacolate, e dopo aver reso grazie lo benedisse, lo santificò, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e apostoli dicendo, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, che per voi viene spezzato in remissione dei peccati. Amen. Similmente anche il calice, dopo che ebbe cenato, dicendo, bevetene tutti, questo è il mio sangue del Nuovo Testamento, che viene sparso per voi e per molti, in remissione dei peccati. Amen. Memori dunque di questo precetto del Salvatore e di tutto ciò che è stato compiuto per noi, della croce, della sepoltura, della risurrezione al terzo giorno, dell'ascensione ai cieli, della sua presenza alla destra del Padre, della seconda e gloriosa venuta, gli stessi doni da te ricevuti, a te offriamo in tutto e per tutto. A te benediciamo, te benediciamo, te ringraziamo, Signore, e ci supplichiamo, Dio nostro. Ancora ti offriamo questo culto spirituale di intuento, ti invochiamo, ti preghiamo, ti supplichiamo. Manda il tuo Spirito Santo su di noi e sopra i doni ti presenti. E fa di questo pane il prezioso corpo del tuo Cristo, e fa di ciò che in questo calice il prezioso sangue del tuo Cristo, trasmutando le virtù del tuo Santo Spirito, affinché per coloro che ne partecipano siano purificazione dell'anima, remissione dei peccati, unione del tuo Santo Spirito, compimento del regno dei cieli, titolo di fiducia in te e non di giudizio o di condanna. Ti offriamo inoltre questo culto spirituale per quelli che riposano nella fede, progenitori, padri, patriarchi, profeti, apostoli, predicatori, evangelisti, martiri, confessori, vergini, per ogni anima giusta che resterà fino alla fine della fede. In modo particolare ti offriamo questo sacrificio per la tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio, e sempre Vergine Maria assieme. È veramente giusto proclamare beata a te, o Deibara, che sei beatissima, tutta pura e madre del nostro Dio. Noi manifestiamo te, che sei più onorabile dei cherubini e incomparabilmente più glorioso dei serafini, che in modo immacolato partorisci il Verbo di Dio, vera madre di Dio. Per il santo profeta, per il professore Giovanni Battista, per i santi gloriosi e insigni apostoli, per San Giorgio Megalomartire, del quale celebriamo la memoria, per tutti i tuoi santi, per la loro preghiera, o Signore, visitaci benevolmente. Ricordati anche di tutti quelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione per la vita eterna.
e fa che riposino ove risplende la luce del tuo volto. Ancora ti preghiamo, ricordati, o Signore, di tutto l'Episcopato ortodosso che dispensa rettamente la tua parola di verità, di tutto il presbiterio, del diaconato in Cristo e di tutto il clero. Ancora ti offriamo questo culto spirituale per tutto il mondo, per la Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, per coloro che vivono nella castità e nella santità, per i nostri governanti e per le autorità civili e militari. Concedi loro, Signore, un governo pacifico, affinché noi pure in questa loro pace trascorriamo piamente e dignamente una vita quieta e tranquilla. Ricordati in primo luogo, Signore, del nostro Santissimo Padre Giovanni Papa Paolo di Roma, Vescovo di Roma, e del nostro Pissimo Vescovo Nicola, e concedi le tue sante chiese che essi vivano in pace, incolumi, onorati, sani, longevi, e dispensino rettamente la tua parola di verità. E di tutti e di tutte. Ricordati, Signore, del nostro Vescovo Ercole, e concedi alla tua Santa Chiesa che egli viva in pace, incolume, onorato, sano, longevo, e dispensi rettamente la tua parola di verità. E di tutti e di tutte. E concedici di glorificare e di lodare con una sola voce, un solo cuore, gloriosissimo nel tuo nome, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Le misericordie del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi e con il tuo spirito. Ricordando tutti i santi, preghiamo ancora la pace e il Signore. Signore, lei sono. Per i preziosi doni offerti e santificati, preghiamo il Signore. Kyrie eleison. Affinché il misericordioso nostro Dio, accettandoli in odore di soavità spirituale nel suo altare santo, celeste e materiale, ci mandi in contraccambio la grazia divina e il dono dello Spirito Santo, preghiamo il Signore. Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità, preghiamo il Signore. A te affidiamo tutta la nostra vita, la nostra speranza, o Signore, amico degli uomini. Ti invochiamo e ti supplichiamo. Degnati di farci partecipare con pura coscienza ai celesti e tremendi misteri di questa sacra e spirituale mensa, per la remissione dei peccati, per il perdono delle colpe, per l'unione allo Spirito Santo, per l'eredità del Regno dei Cieli, per una maggiore fiducia in te e non al nostro giudizio o condanna. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodisci a Dio con la tua grazia. Kyrie eleison. Preghiamo al Signore che l'intero giorno sia perfetto, santo, tranquillo e senza peccato. Parascutirie. Preghiamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre armi, dei nostri corpi. Parascutirie. Chiediamo al Signore la remissione, il perdono dei nostri peccati, delle nostre colpe. Parascutirie. Chiediamo al Signore ogni bene utile alle nostre anime e la pace per il mondo. Parascutirie. Trascorrere il resto della nostra vita nella pace, nella penitenza. Parascutirie. Vediamo una morte cristiana serena, senza dolore, senza rimorso, e una valida e venerante tremendo il tribunale di Cristo. Parascutirie. Dentro l'unità della fede e l'unione dello Spirito Santo, affidiamo noi stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio. In piedi. E concedici, o Signore, che con fiducia e senza condanna osiamo chiamare Padre te, Dio del cielo, e dire: e con le tergenti che fissiamo e da flat,
خبزنا تكل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا قال ما نغفر المنوحة علينا ولا تدخلنيش في تجري ازدهرسنا من الدنيا Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Capo davanti al Signore. Sì, Kyrie. Rendiamo grazie a te, o Re invisibile, che con la tua infinita potenza hai creato l'universo nell'abbondanza della tua misericordia, dal nulla hai tratto all'esistenza tutte le cose. Tu, Signore, volgi dal cielo lo sguardo su quanti hanno chinato la fronte davanti a te, poiché non l'hanno inchinata la carne al sangue, ma a te, Dio tremendo. Tu dunque, o Signore, per il bene di noi tutti, appiana il cammino di nostra vita secondo le necessità di ciascuno. Naviga con i naviganti, accompagna i viandanti, risana i malati, tu medico delle anime e dei corpi nostri. Per la grazia, la misericordia e la benignità dell'unigenito tuo Figlio, con il quale sei benedetto, insieme con il Santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù Cristo nostro Dio, riguarda a noi dalla tua santa dimora e dal trono di gloria del tuo regno, e vieni a santificarci, tu che siedi in alto con il Padre e sei visibilmente qui con noi. Degno con la potente tua mano di far partecipi noi e per mezzo nostro tutto il popolo dell'immacolato tuo corpo, prezioso tuo sangue. Siamo attenti le cose sante ai santi. Sa jisser qalbin nitelaw tas-soltu tnejn tnejn kif nagħmlu fil-liturġija tagħna. Thank you.
Τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Saqom verso l-altar sabiex tirċievu l-Eukaristija mqazza li skont it-tradizzjoni griega kattolika hija liturġija ta' San Ġwan Kriżostmu li qed jiġi ċċelebrata llum issir taħt iż-żewġ speċi, jiġifieri tal-ħobs u l-ibbit. Il-ħobs huwa ħobs tal-ħmira, dan jiġifieri mhux tip ta' ħobs li jiġi użat fil-liturġija Latina, fil-liturġija Rumana. L-Eukaristija ma tingħatax bl-ebda mod fl-idejn, ġifieri tingħata immediatament fil-ħalq. Uli. Seonas donionum. Amen.
pagina 35. In piedi, dopo aver partecipato ai divini, santi, immacolati, immortali, celesti, vivificanti misteri di Cristo, rendiamo degne grazie al Signore. Kyrie eleison. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, oh Dio, con la tua grazia. Kyrie eleison. Chiedendo che l'intero giorno trascorra santamente in pace e senza peccato, affidiamo noi stessi gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. Sì, Dio. Ti rendiamo grazie, Signore, amico degli uomini, benefattore delle anime nostre, perché anche in questo giorno ci hai resi degni dei tuoi celesti e immortali misteri. Dirigi la nostra via, confermaci tutti nel tuo timore, custodisci la nostra vita, rendi sicuri i nostri passi per le preghiere e le suppliche della gloriosa tua Madre, Sacra Vergine Maria, e di tutti i tuoi santi. Poiché tu sei la nostra santificazione e noi rendiamo gloria a te, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Signore. Assieme. Sia benedetto il nome del Signore da questo momento e per l'eternità. Sia benedetto il nome del Signore da questo momento e per l'eternità. Sia benedetto il nome del Signore da questo momento e per l'eternità. O Cristo Dio nostro, tu che sei la perfezione della legge dei profeti e hai compiuta tutta la missione ricevuta dal Padre, riempi di gioia e di felicità i nostri cuori ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Tutti Dio dei Thome. Prendete il panno. Andiamo avanti. La benedizione e la misericordia del Signore scendano su di voi con la sua grazia e la sua benignità in ogni tempo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria a te, o Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà. Benedici, Signore Santo. Cristo nostro vero Dio, per l'intercessione della tua santa e immacolata sua madre, per la virtù della preziosa e vivificante croce, per la protezione delle venerande celesti potestà in corpore, per le suppliche del venerato e glorioso profeta per custode Giovanni Battista, dei gloriosi e santi apostoli, dei santi gloriosi e vittoriosi martiri, dei nostri santi padri Teofori, del nostro santo padre Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, di San Giorgio Megalomartire, a cui è dedicata questa chiesa, di cui celebriamo la memoria, dei santi e giusti progenitori del Signore Gioacchino ed Anna e di tutti i santi. Abbi pietà di noi e ci salvi, poiché è buono e amico degli uomini. Amen. Per le preghiere del nostro santo vescovo, Signore Issa, Yit Asam, Hops,
mux ikkonsakrat imma ħobs imbierek. Dan jsir dejjem fil-Qudisa Bizantina huwa simbolu ta' dik l-għaqda ta' dik ix-xirka li għandha l-oriġini tagħha, il-fonti tagħha fl-Ewkaristija stess. U dan ukoll huwa memorja ta' dak li kien isir fil-Knisja Antika, jiġifieri l-Ewkaristija kienet tiġi ċċelebrata fin-nofs ta' festa ta' imħabba agapi kif tafu intom. L-insar, l-ewwel insara kienu jintaqgħu jgħaddu l-lejl. Kienu jgħaddu l-lejl flimkien jitolbu u jkantaw inni u kienu wkoll jieklu. U dana huwa festiġju ta' dik l-agapi tal-ewwel insara. Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως